Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti per una nuova puntata. Oggi parleremo di plus di assistenza domiciliare e delle polemiche che sono scoppiate in questi giorni tra l'amministrazione comunale di Carbonia e rappresentanti della regione per quanto riguarda il presunto mancato stanziamento dei fondi per sostenere questi servizi. Ne parleremo insieme alla dottoressa Maria Marongiu, ex assessore del comune di Carbonia e impegnata nel volontariato e in tutti i settori inerenti l'assistenza alle persone. Alla dottoressa Maria Marongiu chiedo che cos'è innanzitutto questo plus, che cosa significa e soprattutto qual è l'ambito di intervento. L'obiettivo anche del plus è realizzare quella integrazione sociosanitaria che sarebbe un salto di qualità in avanti, no? Per il sistema del welfare del nostro territorio. Allora, tutti insieme decidemmo, stiamo parlando del 2006, di scegliere come servizio appunto l'assistenza domiciliare. Perché? Perché era un servizio fondamentale per i cittadini di tutto il territorio. Perché si prestava a realizzare quell'integrazione sociosanitaria che era l'obiettivo, perché, apro velocemente una parentesi, esiste un'assistenza domiciliare sociale, quindi fornita dai comuni, ed esiste un'assistenza domiciliare sanitaria. Per intenderci, la persona mandata dal comune cura l'igiene personale del malato. La persona mandata dalla ASL fa l'iniezione, la flebo, insomma, servizi sanitari. È chiaro che integrare questi due servizi è una cosa ottima. Faccio un esempio banalissimo. La persona che va a fare l'iniezione può arrivare prima che la persona mandata dal comune abbia curato l'igiene personale del malato. Proprio semplifico e banalizzo, però l'obiettivo era veramente importante. Quindi abbiamo scelto l'ADI. La somma che avevamo a disposizione era di 1.072.000 spicciolini euro, che venne destinata tutta all'ADI. Quindi l'ADI partì nel nostro distretto in forma associata il 1° dicembre del 2008. Questo voleva dire che un cittadino di Sant'Antioco, ad esempio, che prima pagava X, ora pagava come il cittadino di Carbonia e come quello di tutti i comuni. Che il cittadino di Sant'Anna Resi, che per un'ora di prestazione riceveva tot prestazioni, riceveva adesso quelle uguali a tutti gli altri cittadini. Per fare un esempio concreto di che cosa vuol dire, nel 2015 l'ADI ha prestato assistenza a 287 famiglie in tutto il territorio, di queste 287, 162 sono di Carbonia. Cioè 162 famiglie di Carbonia che ogni mattina o un paio di volte alla settimana, questo dipende dal progetto di assistenza, vengono visitate da un operatore sociale che cura i loro bisogni. E questo è un sollievo ovviamente non solo per il malato ma anche per la famiglia, perché i servizi sociali vanno intesi come servizi alla famiglia e non alle singole persone. Ora, è chiaro che il plus si regge anche, va detto, dal punto di vista gestionale, attraverso l'ufficio di piano ci sono delle persone dedicate. Questo lo dico perché si capisca che il plus, oltre ad essere uno strumento di programmazione, è anche uno strumento di gestione che porta lavoro anche. Quindi, dicevo, il primo appalto partì il 1° dicembre del 2008. Ora, nel 2015, esattamente mi pare ad aprile del 2015, la regione comunicò che le quote destinate al plus venivano diminuite del 10%, quindi avevamo a disposizione non più 1.072.000 euro, ma 955.000 spicciolini. In un'ottica dei tagli generalizzati In che un'ottica sono della stati compiuti diminuzione ovunque. dei trasferimenti che era costante e generalizzata. E questo creò dei problemi, infatti noi ci riunimmo diverse volte, ecco una cosa voglio dire. Il comune di Carbonia venne individuato già dal 2008 come ente gestore. Questo non significa che decide il comune di Carbonia. C'è un organismo gestionale che è l'ufficio di piano e che è funzionale agli uffici del comune, cioè è il comune di Carbonia che predispone le gare, che amministrativamente segue il plus. Ma c'è un organismo decisionale che è l'organismo politico, che è costituito da tutti i sindaci del territorio o loro delegati, dal rappresentante della ASL e della ex provincia, organismo al quale spettano le decisioni.
in maniera democratica e civile. Allora, ovviamente dopo questa notizia ci riunimmo in conferenza dei servizi già da dicembre, ma poi a febbraio del 2016, poi ad aprile ancora, e stabilimmo ovviamente che la nuova gara d'appalto era giusto in scadenza, non sarebbe più stata fatta ovviamente per 1.072.336 euro l'anno, ma per l'importo garantito dalla Regione, cioè 955.000 euro. Questo significava una diminuzione delle ore a disposizione per i comuni, che si impegnavano a provvedere autonomamente ad integrare con risorse proprie per coprire il fabbisogno dei loro cittadini. Quindi è stata fatta una nuova gara e adesso il servizio, insomma, non c'è stata soluzione, non è stato mai interrotto. I finanziamenti della Regione, è vero, i finanziamenti della Regione... Non è mai stato interrotto con la stessa qualità e la stessa capillarità. Assolutamente. Tra l'altro l'appalto, adesso non so neanche, che io francamente ho sempre distinto l'aspetto tecnico dall'aspetto politico, però insomma il servizio è stato garantito in tutti i comuni. Inizialmente l'appalto era stato vinto da un'ATI che comprendeva le cooperative già esistenti di tutti i comuni e quindi garantiva anche una continuità nel personale. Ora, dicevi poi la Regione. Ecco, i finanziamenti della Regione. L'anno scorso, cioè giusto per chiarire, l'anno scorso la nota della Regione, l'atto della Regione con cui si comunicava la prosecuzione delle attività e quindi si garantivano le risorse, era del 27 di novembre. Ciò non toglie che nel momento in cui viene approvata la finanziaria e si conoscono gli importi, siccome si conoscono i criteri di riparto, ciascun comune può automaticamente calcolarsi la quota spettante o comunque la quota poi spettante al distretto. Tra l'altro nella nota del 2015 venivano garantiti 955.000 euro. Quindi non è tecnicamente corretto dire che la Regione non finanzia questo progetto? No, cioè... non è corretto. È corretto dire che il finanziamento avviene con estremo ritardo, questo è vero. Però io ritengo che un braccio di ferro a livello politico non serve a niente tra le istituzioni. Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi dei cittadini, non di crearne, e tantomeno di creare allarmismi. Tutti gli anni è stato così, noi abbiamo sempre fatto fronte, adesso fra qualche settimana sicuramente arriverà l'impegno di spesa della Regione, come tutti gli anni, e il servizio di assistenza domiciliare non è stato mai sospeso. È stato rivisitato dopo questi tagli, prendendo accordi con i comuni, ma in un clima abbastanza, come posso dire, tranquillo, insomma, ciascuna comunità rappresentava i suoi problemi e si cercava una soluzione. Penso che questo sia il compito della politica alla fine. Sarebbe il caso quindi di fare meno allarmismo, di intavolare di più tavoli, ecco, politici una per... cosa, ecco, è importante. Noi riuscivamo anche a garantire tranquillità anche agli operatori che poi devono firmare gli atti attraverso interlocuzioni costanti con l'amministrazione regionale. Perché i tempi della politica, lo sappiamo, e penso che anche chi amministra oggi se ne stia accorgendo, non sono quelli delle idee e dei proclami, sono altri. Quindi penso che la capacità di amministrare si debba misurare proprio con la credibilità anche che si ha a livello istituzionale, in un confronto sereno e fermo con le altre istituzioni, in modo da garantire sicurezza e tranquillità ai propri cittadini e soprattutto mantenere i servizi. Come spesso diciamo, bisogna ritornare alla politica, bisogna dare spazio alla politica, quella con la P maiuscola, nella quale l'intermediazione, il confronto continuo, insomma, il dibattito che ci può essere, la dialettica anche forte, che però poi deve portare dei risultati concreti, e purtroppo i tempi, come diceva giustamente Maria Marongiu, non sono quelli che ci aspettiamo, quelli delle idee, quelli degli intenti. La politica necessita anche di tempi più lunghi, ma se si combatte tutti nella stessa direzione, se ci si impegna per trovare il risultato, soprattutto poi su argomenti così delicati per la salute di tante persone, alla fine i risultati arrivano per forza, a prescindere dai ritardi, perché poi i ritardi noi abbiamo visto che nella pubblica amministrazione sono una consuetudine che esiste sempre. Quindi possiamo dire e rassicurare tutti i pazienti, tutti i cittadini, che comunque questa situazione per forza obbligatoriamente troverà una soluzione positiva. È sempre stato così, non c'è niente di diverso rispetto agli anni scorsi, niente di diverso.
Cerchiamo quindi di fare meno polemiche, meno allarmismi, e la stessa cosa deve però accadere anche in altri ambiti come quello della sanità. Non facciamo che ricevere qui a Canale 40 che segnalazioni di partorienti o di cittadine che sono molto preoccupate e che ci dicono appunto che non si fidano della sanità locale, del trasferimento di questo punto nascite Iglesias, e molte sono spinte ad andare magari in altri territori, come ad esempio al Policlinico di Monserrato. Noi cerchiamo di rassicurare, perché pensiamo che sia giusto, intanto col ruolo che ci compete, ma anche come cittadini, pensiamo che sia giusto che riparta il dibattito politico, il confronto con la dirigenza della ASL, tra gli amministratori del territorio, e soprattutto per fare in modo che le garanzie e gli standard di sicurezza siano, se non ripristinati, se già esistono ovviamente, siano rafforzati per le partorienti. Ci vorrebbe anche più comunicazione in tale senso, forse un po' più di responsabilità da parte di chi siede nelle istituzioni. Lasciami dire una cosa, e la dico a livello personale, proprio a livello personale. Su questo tema, come territorio, abbiamo perso un'occasione. Ora, non si parla da oggi di riorganizzazione, dobbiamo metterci tutti in testa che la situazione precedente, con 4 ospedali, servizi doppi, non era più sostenibile, perché parlare è facile, però bisogna fare i conti con la realtà e bisogna portare avanti delle proposte che siano nell'interesse dei cittadini e che siano sostenibili. Quindi quella situazione non poteva andare avanti. Si parla di riorganizzazione della sanità, della 7, già dai tempi di Calamida, non adesso, dai tempi di Calamida era stato fatto un tavolo, ma veniamo ad adesso, ad oggi, a ieri per meglio dire. Allora, il piano di riorganizzazione regionale stabilisce che il SIRAI debba essere il presidio di emergenza urgenza, ok? Quindi deve garantire tutti i servizi di emergenza. Il SIRAI è l'ospedale che salva la vita, per capirci. Allora, quando il commissario straordinario presentò alla conferenza sociosanitaria, perché ci sono gli organismi istituzionali che hanno il compito di tutelare i cittadini, quando ci presentò il piano, inizialmente anche nel suo obiettivo il punto nascita doveva stare dove c'era l'emergenza urgenza, perché è la cosa più ovvia, lo abbiamo detto in tanti, lo hanno detto tutti e nessuno. Nel piano sociosanitario, per una questione secondo me, ripeto il mio parere personale, anche di riequilibri, perché effettivamente mantenendo ad Iglesias solo gli interventi programmati ci sarebbe stata una grossa disparità a livello di potenzialità anche di servizi tra Carboni ed Iglesias, e dobbiamo imparare a ragionare in termini di territorio e non in termini campanilistici, venne fuori l'idea della dell'ospedale della mamma e del bambino, insomma, di un centro di Iglesias. Ecco, il comune di Carbonia fu contrario dall'inizio al trasferimento del punto nascita, e voglio dirlo, fu l'unico comune che votò contro il piano di riorganizzazione proposto dal commissario. Che se non erro proprio tu votasti contro in rappresentanza del comune di Carbonia. Ne parlo con cognizione di causa. E il commissario straordinario allora, anche alzando la voce se vogliamo, ma ci sta, abbiamo le spalle larghe, usò questa frase: allora dovrei rivedere tutto il piano. Quello era il momento in cui gli amministratori del territorio, se avessero avuto un po' di lungimiranza e se si fossero dedicati al problema, avrebbero dovuto dire: rivediamo il piano, rivediamolo in modo tale che sia garantita una distribuzione dei servizi, ma che i servizi di emergenza, e situazioni di emergenza non partono e possono capitare, siano garantiti al SIRAI. Invece, ripeto, Carbonia venne lasciata sola. L'unico comune che votò contro fu il comune di Carbonia. Il comune di Pertagius, per correttezza, si astenne. Tutti gli altri votarono a favore, non solo. Quando a dicembre ci fu la morte di quella signora, anche sulla scia emozionale, insieme al sindaco scrivemmo una lettera da inviare, che poi fu inviata a Pigliaru, fu inviata a tutti gli organismi istituzionali, e che fu inviata a febbraio solo perché aspettavamo la conferenza di sociosanitaria, ci sembrava corretto presentarla lì. Io riportai la questione e mi fu risposto dagli amministratori: non si ritorna su decisioni già assunte. Ecco, ora vedere gli stessi amministratori col megafono
in pompa magna ergersi a paladini dei cittadini mi disturba. Non per fare polemica, però è un po' quello che ci chiediamo tutti. Com'è possibile oggi che gran parte degli stessi amministratori che votarono a favore del piano di riorganizzazione ospedaliera oggi sono in prima linea per contestarlo? Insomma, mi pare un po' la tipica schizofrenia della politica italiana. Non trovo altre spiegazioni. Io la chiamerei anche strumentalizzazione. Forse politica, strumentalizzazione, allora. Perché è inspiegabile. Quindi ora... Però la situazione è quella di un reparto che è stato spostato e bisogna, così come dicevamo all'inizio, garantire la sicurezza delle partorienti che altrimenti andranno a Cagliari, certo, e alimenteranno quel circuito della mobilità passiva, certo, che intanto danneggia le risorse economiche della nostra azienda, certo, sanitaria, ma soprattutto in prospettiva mette a rischio i servizi sanitari. Ora sta parlando una persona che è stata curata per una patologia non semplice a Carbonia tanti anni fa, e che ha ricoverato la madre ad Iglesias, ecco, per problemi altrettanto gravi. Quindi, detto questo, io ho fiducia nella nostra sanità. Il reparto che è stato allestito ad Iglesias, a vederlo è bellissimo. Io stessa dissi in sede di conferenza sociosanitaria che ad un paziente non interessa la parete dipinta con la cromoterapia, ma interessa avere al suo fianco professionisti e strutture adeguate. Però vigilare, perché quello che ha detto il commissario, cioè che tutti i requisiti di sicurezza siano garantiti, penso che sia il minimo che a questo punto ci rimanga da fare, proprio il minimo, perché tornare indietro non lo so. Io ripeto, abbiamo perso un'occasione di essere protagonisti come amministratori nella sanità del nostro territorio. A proposito di questo, invitiamo tutti i telespettatori, tutti coloro che ci stanno seguendo, a partecipare stasera alle ore 17.30 a un importante dibattito, incontro dibattito sulle tematiche della sanità, dove si ragionerà appunto di tutti gli interventi che bisognerà mettere in atto per garantire la piena sicurezza ai pazienti e ai cittadini del territorio nell'utilizzo delle strutture sanitarie, ma soprattutto di tutte le azioni che dovranno essere messe in campo da oggi fino a domani per poter garantire i servizi nel nostro territorio, per poter garantire una sanità a dimensione d'uomo. A questo dibattito parteciperanno i rappresentanti sindacali, gli amministratori, i cittadini, gli addetti ai lavori e soprattutto tutti coloro che vorranno portare un contributo, perché è ora di iniziare nuovamente a parlarne in termini seri, costruttivi e magari ricercando l'unità del territorio e mettendo da parte un po' le strumentalizzazioni e gli allarmismi che non fanno bene e rischiano realmente di dividerci, di dividere i cittadini, ma di dividere un fronte che deve restare unito. Quindi stasera, 17.30, oratorio di San Ponziano. Ora Maria, vorrei parlare, insomma, tu sei una persona sicuramente indicata, lo dicevo all'inizio della trasmissione, per ragionare di queste tematiche di povertà assoluta. Abbiamo ragionato sulla sanità, sul servizio inerente il plus, l'ADI, l'assistenza domiciliare, e poi c'è questo altro aspetto della povertà assoluta per il quale il Comune di Carbonia ha dichiarato non sarebbero ancora arrivati gli stanziamenti che servono a garantire quell'assistenza minima che viene data a tutti quei cittadini in difficoltà. Possiamo adesso spiegare come funziona e se anche qui c'è il rischio magari, come dire, di sollevare il polverone prima che poi questi finanziamenti arrivano, oppure c'è un problema reale? Allora, in finanziaria regionale le somme sono state stanziate. L'anno scorso, io sono andata a vedere un po' per capire veramente se ci fossero delle novità, l'anno scorso la delibera sulle povertà venne pubblicata a fine ottobre, ad ottobre. Quindi è il discorso che ho già fatto per l'ADI, non stiamo lì. Noi abbiamo a disposizione come distretto una certa somma che viene dal finanziamento del progetto Né di freddo né di fame, che è destinata alle persone senza fissa dimora, e quelle somme vanno distribuite tra tutti i comuni del distretto. Il comune di Carbonia ad esempio le utilizza per il centro d'accoglienza, dove vengono sia maschile che femminile, e poi tutti i comuni le destinano per la somministrazione di viveri e generi di prima necessità, vestiario eccetera, e quello è un canale. E poi ci sono i fondi delle povertà che derivano dalla distribuzione delle somme, mi pare siano 15 milioni di euro destinati dalla regione. Ecco, su questo già dall'anno scorso in regione le grandi città, Carbonia è stata convocata non perché magari sia una città molto grande, ma perché la povertà è un tema sensibile, insomma, per i cittadini di Carbonia. Partecipammo ad un tavolo e mettemmo in discussione i criteri di riparto di queste somme.
Perché attualmente queste somme vengono divise, il 60% in parti uguali fra tutti i comuni e il resto in proporzione al numero dei disoccupati. Quindi capitava che centri piccoli in cui la povertà non aggredisce come aggredisce da noi, addirittura non riuscissero a spendere le somme che la Regione stanziava. Perché, come tutti i finanziamenti, il saldo viene fatto a rendicontazione. Anche questo va detto, quindi non ci si può aspettare di avere i soldi prima. Ecco, chiariamolo questo aspetto. Anche questo, perché molti... viene data una parte del finanziamento subito dopo insomma l'approvazione della delibera, il saldo viene dato in genere sempre a rendicontazione, cioè se io ti do 100.000 euro te ne do prima 50.000, gli altri te li do quando tu mi dimostri di averli spesi tutti a 100. Ecco. Quindi abbiamo sollecitato una rivisitazione dei criteri di distribuzione di queste somme. Detto questo, le somme che dà la Regione, e qui è questione di scelte locali, non sono mai sufficienti. La Regione in genere ci dà intorno ai 280.000, 300.000, qualche anno ci ha dato 340.000 euro. Noi l'anno scorso abbiamo speso oltre 600.000 euro. Quelle sono scelte politiche, cioè bisogna amministrare stabilendo delle priorità, ma priorità alle quali bisogna essere conseguenti economicamente, cioè destinare anche risorse nostre. È troppo comodo amministrare con i soldi degli altri o solo con i soldi degli altri. Ecco, l'anno scorso, ripeto, noi abbiamo speso oltre 600.000 euro per le povertà, e certo la Regione non ce li ha dati 600.000 euro, ce ne ha dato forse la metà. Quindi, tradotto in parole un po' più semplici, l'amministrazione dovrebbe da questo punto di vista assumersi le proprie responsabilità, nel senso finanziare parte... Non è facile, non perché è facile, deve anticipare. Non è stato facile, ma questi soldi arriveranno dalla Regione che arrivano, o no? O c'è realmente un rischio che poi non vengano destinati? Sono stati stanziati in finanziaria. Ora, non è che dappertutto succede che i soldi messi in bilancio poi vengono dirottati per altre cose. Non succede dappertutto, succede solo in pochi posti. Quindi... le somme, anche perché ci sarebbe una sollevazione generale, insomma, è impensabile. Quindi le somme sono state stanziate in finanziaria, ripeto, l'anno scorso la delibera era di ottobre, quindi insomma siamo lì, adesso arriverà. Lo so, è giusto lamentare, ripeto, i tempi della politica non sono i tempi delle persone, i tempi della Regione non sono i tempi dei comuni, c'è una lentezza. Soprattutto in questi temi le persone vogliono avere risposte, vogliono avere i soldi domani, ieri, non dopodomani. Però io penso che il compito di un amministratore sia quello, lo ripeto, di risolvere i problemi dei cittadini, non di creargliene altri. Io credo che sia comprensibile anche il loro atteggiamento, parlo della nuova amministrazione di Carbonia, perché un conto era guardare l'attività amministrativa dall'esterno, certo. Un conto è confrontarsi, io immagino, certo, che quotidianamente tante persone, tanti cittadini in difficoltà di Carbonia vadano a bussare alle porte dell'amministrazione, e probabilmente ci si sta rendendo conto che la situazione è drammatica e non è assolutamente facile dare risposte a coloro che queste risposte le chiedono, anche per una esigenza di vita, di sostentamento, di... Per andare avanti. Però vedi, anche su questo, io penso che prima di tutto si debbano utilizzare gli strumenti che già abbiamo. Allora, per affrontare le povertà, noi come Comune abbiamo un protocollo d'intesa con la Caritas sottoscritto, che era in fase di attuazione. Il secondo protocollo, il primo era scaduto, lo abbiamo riapprovato, ovviamente adeguandolo, ed è in fase di attuazione, va attuato. Abbiamo un regolamento che definisce nuovi criteri per la distribuzione delle risorse, introducendo i principi del welfare generativo, chiedendo alle persone di mettersi a disposizione della collettività per restituire in qualche modo quello che dalla collettività hanno. Utilizziamo gli strumenti che già abbiamo, cerchiamo di utilizzarli al meglio. La mia non vuole essere una polemica, vuole solo, non è facile. Io personalmente ho impiegato diversi mesi per entrare nei meccanismi, leggermi le leggi, andare a vedere in regione che cosa c'era, andare a vedere altrove che cosa c'era. Quindi, però voglio dire, noi partiamo da una tradizione di servizi sociali, non per merito, secondo me, e lo dico convintamente, non per merito dell'assessore, ma per merito degli operatori e di chi ha sempre lavorato con entusiasmo in quel settore. Partiamo da una situazione che a livello regionale molti ci invidiano. Non possiamo disperdere questo patrimonio, bisogna impegnarsi per migliorarlo. Perfetto, siamo arrivati alla fine della prima parte. Naturalmente
L'unica vera risposta per combattere la povertà assoluta potrebbe essere, o dovrebbe essere, e dico potrebbe per utilizzare così il termine incondizionale, potrebbe essere il ripristino di tutte quelle condizioni che in questo territorio, facendo ripartire gli stabilimenti industriali ad esempio o altre realtà produttive, potrebbe riportare un po' di lavoro. Dovrebbe certo. essere quello, il lavoro inteso come strumento certo. di restituzione della dignità alle persone, perché è vero che l'assistenza è importante, che dà, lenisce in qualche modo le difficoltà delle persone, ma l'unico modo per poter perseguire, riscoprire, come dire, riacciuffare la dignità persa è quella di avere lavoro, di essere indipendenti dal punto di vista economico. Io ho visto tante persone sentirsi umiliate nel venire a chiedere al Comune un sostegno. È un discorso complesso e delicato che andrebbe affrontato non solo a livello locale, ma ad altri livelli. A livello nazionale qualcosa si sta muovendo finalmente, in modo tale da dare veramente strumenti concreti per uscire dalla situazione di povertà, perché dargli 200 euro al mese non risolve, non ti viene nemmeno un carrello ormai. Bene, grazie Maria Maronciu per il tuo intervento, naturalmente ti invitiamo anche per prossime puntate per poter ragionare di queste tematiche che purtroppo sono attuali e continueranno a esserlo per diverso tempo. Speriamo di no, auspichiamo di no. L'appuntamento quindi stasera anche con Maria Maronciu alle 17.30 all'oratorio di San Ponziano per questo dibattito sulla sanità. A fra poco, dopo la pubblicità. Eccoci in studio per la seconda parte di Mattino 40. Nella prima parte abbiamo affrontato le tematiche inerenti il plus, l'assistenza domiciliare, questa polemica che è stata scatenata a livello locale tra l'amministrazione comunale di Carbonia e la regione per quanto riguarda il mancato, così è stato detto, stanziamento dei fondi. In realtà il nostro ospite, la nostra ospite Maria Maronciu, la dottoressa Maronciu, ci ha spiegato che questi fondi sono stati stanziati e che ogni anno tardano ad arrivare e che quindi insomma il servizio non sarà a rischio, semplicemente bisogna aspettare, bisogna continuare nell'interlocuzione, nel confronto continuo e bisognerà anche far fronte magari inizialmente con delle risorse proprie per poter sostenere questo servizio. Così stesso discorso, identico discorso per quanto riguarda le povertà assolute e quindi quella parte di finanziamenti che vengono utilizzati per sostenere i cittadini che hanno difficoltà di carattere economico e che tramite servizi sociali del comune riescono appunto ad ottenere quella piccola cifra che gli permette non di tirare avanti ovviamente, ma di lenire in parte le proprie difficoltà economiche. Abbiamo ragionato anche di sanità, invitandovi tutti, lo ricordo ancora adesso, al dibattito che si terrà stasera a partire dalle ore 17.30 all'oratorio Don Bosco di San Ponziano a Carbonia, dove si parlerà di sanità, sviscerando questa tematica sotto tutti i punti di vista, ma in particolar modo su quelle che dovranno essere le azioni da mettere in campo per far sì che i servizi sanitari e quindi quelli ospedalieri saranno o siano garantiti in futuro in questo territorio. Adesso continueremo nel ragionamento inerente alla nostra realtà locale, soprattutto per quanto riguarda le tematiche della povertà, della crisi, non solo crisi economica però, che è importantissima, perché quando una persona non ha l'indipendenza di carattere economico perde anche la propria dignità, ma anche crisi di valori, crisi spirituale, crisi che purtroppo sta portando il nostro territorio, così come diciamo più in generale la nostra società in un ambito più ampio, a perdere di vista quei punti di riferimento fondamentali che dovrebbero essere i punti di riferimento, la stella polare per ogni essere umano, per ogni cittadino. Ne parleremo con Don Amilcare Gambella, che invito a sedersi qui a fianco a me, può parlare con questo microfono. Don Amilcare, parroco di San Ponziano, persona di grande esperienza, di grande cultura, grande conoscitore del nostro territorio, un osservatore purtroppo privilegiato di queste tematiche così gravi, perché ogni giorno si deve cimentare, soprattutto poi con l'associazione Divina Misericordia, che quotidianamente sostiene tantissime persone in difficoltà, fornendo tutto quello che serve per poter andare avanti. Grazie Don Amilcare di aver accolto l'invito a partecipare a Mattino 40. Buongiorno e grazie. Chiedo scusa per la voce, adesso rischiarandola bene ci potremo sentire meglio. Troppo buono per quello che hai detto. Io è la verità. Sono un cittadino come gli altri che ama la sua città, perché io sono nato a Carbonia, vivo a Carbonia, sono residente domiciliato a Carbonia. E hai accennato al movimento della Divina Misericordia, sono una quarantina di persone che sono disponibili
per combattere il disagio. Spesso le persone che fanno parte della Divina di Misericordia hanno più necessità di quelle persone che vengono aiutate. Questo è meraviglioso, perché la solidarietà spesso è tra pari. La solidarietà con sperequazioni di tipo di censo, di cultura o d'altro, spesso è semplicemente un atteggiamento di tipo paternalistico, mentre invece noi con questa parità e questa uguaglianza cerchiamo di andare avanti. E qualcuno dei nostri soci passa dall'altra parte, qualcuno degli assistiti passa da questa parte. È interessante. È interessante per un'analisi sociologica che vede sempre più gente che passano dalla parte del disagio, ma anche è interessante perché vede persone che non vogliono essere semplicemente assistite, ma vogliono aiutare in una qualche maniera. La Divina Misericordia ogni giorno offre tantissimi pasti caldi, addirittura, quindi un servizio che non sempre è riscontrabile, perché un conto è fornire una busta di spesa, importante anche quello, ovviamente fondamentale direi, ad esempio una busta con del vestiario, altro è fornire i pasti caldi, spesso anche cibo di qualità, cibo che varia ogni giorno anche a livello, insomma, di offerta, e quindi un importante servizio per quelle famiglie che ad esempio patiscono veramente la fame e lì hanno la possibilità anche di soddisfare quello che è un bene primario, ma spesso è anche, come dire, un mangiare bene. Il cibo è un qualcosa che aiuta anche a livello mentale, no? a vivere, a stare meglio, perché le famiglie povere denunciano questo problema. A me è capitato di intervistare delle persone, delle famiglie, e sentire i bambini, i figli dire: sono stufo di mangiare ad esempio sempre la pasta della Caritas con quell'olio, con quel tipo di... Invece, insomma, il vostro servizio è molto importante. Certo, e intanto c'è una varietà di qualità, come dicevi, ma anche di quantità, perché purtroppo non dipende da noi. Io posso semplicemente fare delle statistiche. Dal 2015 ad oggi, nella distribuzione di questi pasti cotti, abbiamo distribuito più di 24.000 pasti. Pensiamoci un po' bene cosa significa questo numero. Chiedo scusa, questa gola è un po' così. E intanto indica la grande necessità dell'utenza, ma intanto indica anche la grande disponibilità verso le necessità. E la gente spesso preferisce i pasti cotti, non perché non ha voglia di prepararselo, non perché non gli piace la loro cucina e piace l'intervento da parte del movimento della Divina Misericordia. Ci troviamo di fronte a famiglie che non hanno più la corrente elettrica in casa, che non hanno più la possibilità di acquistarsi la bombola, che non hanno più la possibilità anche di avere l'acqua, perché ci sono queste tre situazioni particolari di stacco della corrente, perché se non si paga dopo due volte, ecco, che la riducono e poi staccano direttamente. E per ricominciare è ancora peggio, perché ci vogliono soldi anche per il riallaccio. Il gas perché viene a mancare? Perché giustamente il fornitore delle bombole ha bisogno subito dei soldi. E allora non l'utente che ne ha bisogno, non potendo più pagare la bombola, sfrutta al massimo la corrente elettrica. È proprio per questo che abbiamo bollette da 300-400 euro, che poi alla fine si chiude tutto. E allora, non potendo cucinare, giustamente viene veramente apprezzato meglio un pasto già cotto. Se poi, se avessero anche però possibilità di cucinare, non sempre potrebbero acquistarsi la carne, ad esempio, quello che dicevo prima. Insomma, e voi comunque riuscite a fornire anche tutta quella tipologia di prodotti alimentari che spesso nell'assistenza normale non si riesce a ottenere, perché lo dico, insomma, da anche da osservatore, ripeto, ho sentito molte volte dire alle persone: sto desiderando ad esempio un pezzo di carne, un piatto di quel tipo. Per noi può sembrare anche scontato, cari telespettatori, perché chi ha lavoro, chi lavora, chi ha sempre vissuto normalmente è abituato a mangiare anche normalmente, no? Rispetto a tutto quello che si può acquistare. Purtroppo nella qualità
diciamo cruda, e c'è molto da fare ancora. Nella qualità cotta, come dicevo prima, abbiamo una varietà enorme. Si parla di carne, potrei aggiungere pesce. Abbiamo veramente la provvidenza che ci viene incontro, quando tante volte ci portano anche 20-30 cassette di pesce fresco ancora vivo da Sant'Antioco. È una cooperativa, ma sono soprattutto due coniugi che tante volte, per aiutare la cooperativa, acquistano il pesce che non hanno venduto e lo acquistano ovviamente a un prezzo vantaggioso, anche perché sanno dove va a finire. Altre volte è la stessa cooperativa che, avendo un surplus di pesce, ce lo manda. La carne, abbiamo qui un bravo macellaio che, non so, ci ha preso a ben volere, che di tanto in tanto ci dà tanta di quella carne che noi possiamo veramente rallegrare la mensa di chi è più povero, sempre tenendo conto che qualcuno non gradisce la roba cruda perché non ha la possibilità di cuocerla. E allora carne macinata, allora carne d'agnello, allora carne di pollo, carne di pecora, carne di manzo, e una varietà anche in questo senso. E ringraziamo veramente la provvidenza che ci viene incontro attraverso le persone impensabili, così pure per quanto riguarda la frutta, per quanto riguarda la verdura, anche se il discorso della frutta e verdura è un discorso relativo rispetto ad altre derrate alimentari. E se un cittadino volesse contribuire in maniera diretta, in qualsiasi modo, come potrebbe farlo? Allora, può farlo tutti i giorni, quando vede che la chiesa è aperta. Se non ci sono io, non c'è nessuno della Divina Misericordia, troverà qualcuno che accoglie, prende anche nota, e questo viene subito messo a disposizione. Come si fa per il pane, tutti i giorni abbiamo la possibilità di dare del pane fresco alle persone che ne hanno necessità, perché ci sono i fornai che ci vengono incontro. E voi capite molto bene che l'utilizzo del pane, io non ne posso mangiare perché ho qualcosa di glicemia in più, mi piace, alcune volte lo mangio proprio a desiderio, ma soprattutto nelle famiglie disagiate il pane è veramente l'alimento principale, e quindi si ha anche il desiderio di un tipo di pane diverso da quello che solitamente si ha la possibilità di gustare. Don Amilcare, molti cittadini ovviamente si rivolgono a lei per i più svariati motivi, anche per essere sostenuti da un punto di vista psicologico e soprattutto spirituale. Però spesso dare risposte a coloro che non hanno lavoro, che non hanno prospettive, che non riescono a trovare un percorso di vita che gli possa garantire la tranquillità economica e quindi anche sociale e umana, a queste persone che tipo di risposte gli si possono dare in un territorio come questo, prescindendo poi anche dall'aspetto spirituale, che è ovviamente importante per un parroco, per chi è cristiano come la stragrande maggioranza di tutti noi, però poi insomma servono le risposte anche concrete. Certo, sono contento che mi hai fatto questa domanda. Ci sono due dimensioni, una dimensione di tipo materiale e alimentare e una dimensione di tipo morale, spirituale e sociale. Due onlus, Movimento della Divina Misericordia, che è più addentro su un discorso di fornire alimenti, di fornire vestiario, fornire giocattoli, materiale scolastico, come sta avvenendo anche in quest'ultimo periodo. E un'altra, Onlus, Mediazione Familiare Onlus Sardegna. La mediazione familiare dà l'opportunità di venire incontro a quelle che sono le situazioni di tipo psicologico, come tu dicevi, un sostegno. Diceva un grande sindacalista, in questo momento mi pare che fosse Pezzotta, che venendo in contatto con la mediazione familiare tramite me in un convegno a Roma, disse: vedi Amilcare, il mediatore familiare è un po' come il metalmeccanico della famiglia, per fare dei paragoni di intervento su un problema veramente concreto. Allora,
Cosa facciamo? Risolviamo i problemi, perché quando manca il lavoro, io non sono una persona che può dare lavoro, qualche volta dandomi da fare, qualcuno mi ascolta e qualcuno riesce ad avere anche questo lavoro con una sicurezza un pochettino più concreta. Il problema oggi, lo dicevo alla giornalista di Vanity Fair l'altro giorno, il problema oggi è che nessuno vuole ascoltare, nessuno viene ascoltato. Allora, già ascoltare è un problema importante, perché sanno bene le persone interessate che soluzioni a certe crisi non si trovano, però il fatto di essere ascoltati vuol dire che rende vivi, perché ci sono persone che prendono a cuore il problema. Ma ascoltare significa mettere, oggettivizzare il problema, guardarlo proprio di fronte come se fosse di un altro, e guardandolo sotto varie angolature si può trovare meglio la risorsa. Attenzione, noi non siamo consolatori perché non dobbiamo consolare nessuno, ma il fatto stesso di avere un'empatia, di vivere lo stesso problema insieme e quindi di ascoltare vuol dire molto. Fermo restando che avendo professionisti preparati in questa onlus si risolvono anche determinati problemi, soprattutto problemi del legame, problemi genitoriali, perché la professionalità è molto importante e quando io faccio sempre il solito esempio che può sembrare a pera, se la macchina si guasta, non mi metto io ad aggiustarla, vado dal meccanico o dall'elettrauto o dal carrozziere. Ognuno ha il suo compito, quindi anche in questo la onlus con ha i suoi professionisti iscritti all'albo per determinate situazioni professionali. E dà la possibilità di trovare delle soluzioni. E questo in una forma totalmente gratuita. Qualche volta chiediamo alle persone che possono un piccolo apporto per pagare giusto l'affitto e per pagare la corrente elettrica, ma è veramente un cuneo positivo che si insinua sulle problematiche del legame. Non abbiate quindi paura di farvi aiutare, non abbiate vergogna, perché solo con l'aiuto esterno molte volte si possono affrontare delle problematiche che a noi personalmente possono apparire come insormontabili. Vorrei chiedere una cosa, a prescindere da quella parte di società che soffre purtroppo in maniera pesantissima la povertà, la mancanza di lavoro, di prospettive, c'è poi un ragionamento più generale da fare rispetto a tutta l'altra, probabilmente maggioritaria parte di società, che se non è povera dal punto di vista economico, in questa epoca storica da più parti viene definita come povera di tutti quei ragionamenti, di quei concetti che si possono riportare all'aspetto, ad esempio, spirituale e valoriale. Detto in altre parole, c'è una perdita di valori e di spiritualità importante in questa società, sempre più votata, così si dice, al capitalismo, al consumismo, nella quale i cittadini vengono ormai utilizzati più come numeri, come consumatori invece che come persone, esseri umani. C'è una perdita anche di relazioni sociali, una difficoltà a intraprendere le relazioni sociali. Alcuni filosofi, famosi sociologi in realtà, ma anche filosofi come Bauman, definiscono questo modello di società nel quale, viviamo praticamente un modello di società liquida. La democrazia così considerata liquida, la società liquida, dove l'individualismo la fa da padrone, le relazioni sociali sono sempre minori e dove appunto si perdono di vista tutti i punti di riferimento storici. E questo mi sembra che poi si stia anche, come dire, manifestando anche in quelle che sono spesso le contrapposizioni politiche, le scelte politiche. Si sta perdendo un po' il senso delle cose. Bauman parte da un'analisi sociologica particolare, soprattutto per quello che riguarda il legame e l'amore, in questa società liquida in cui una persona con grande tranquillità, ma non stavo insieme a quella, non lo amo più, e si passa da un'altra parte, senza pensarci due volte. Non è che si sta perdendo il valore, dell'amore in se stesso, il valore del legame, ma e questa volubilità di rapporti ci ha portato ad essere volubili anche nei valori che non si misconoscono, ma forse non si sono acquisiti. Perché?
quando io parlo di testimonianza, ed è un mio cavallo di battaglia, spesso ho paura che la gente non mi capisca, perché la testimonianza fa riferimento immediatamente nella nostra immagine culturale al comportamento. Non è solo così, quella è una sola parte. Testimonianza significa innanzitutto saper trasmettere la verità, quindi trasmettere i lavori. Poi ci vuole la coerenza tra il comportamento e i valori che si trasmettono. Allora, il problema di oggi è un problema ben chiaro. In questa nostra società non si ha neanche il tempo di soffermarsi ad approfondire determinati valori, perché nessuno ci è stato capace di trasmetterli. Questa è una grande pecca delle persone più o meno della mia età, perché provenienti da una situazione, inizialmente da bambini eravamo veramente poveri e tutto quello che avevamo in più era veramente una ricchezza, ci siamo posti in una considerazione particolare: non voglio che mio figlio soffra quello che io ho sofferto. Questo, anche se è bello come principio, è diventato veramente un boomerang, nel senso che non abbiamo aiutato le nuove generazioni a quella vita anche di sacrificio che dà la possibilità di gioire per raggiungere determinati obiettivi. E allora ci ritroviamo di fronte soprattutto a dei giovani che fanno parte della cosiddetta società NEET. Non so se ne avete sentito parlare, purtroppo ne sì. Potrei parlare un'altra volta, perché questo è già un sintomo della nostra società, perché una grande parte di questi giovani che non hanno speranza, non lavorano, non studiano e stanno tutto il giorno al computer, e quindi le relazioni vengono a mancare, diventano solo relazioni del web, relazioni digitali, che non hanno certo quel sapore, quella gioia che può dare una relazione diretta, guardarci negli occhi, toccarci, baciarci e abbracciarci. Questo purtroppo lo si mette in un angolo per far apparire come vera una realtà semplicemente digitale. Le chiedo questo: cosa significa essere cristiani oggi? Ecco, essere cristiani oggi significa la stessa cosa che essere cristiani ieri, avantieri, eccetera, perché la scelta cristiana bisogna attualizzarla. È come una persona che ama un'altra, ma gliel'ha detto una volta per tutte ti amo e non glielo ripete, non glielo dimostra, la stessa cosa è l'essere cristiano. Non si è cristiani una volta per tutte, quasi ci hanno scolpito il nostro nome in un registro di anagrafe parrocchiale, no, è un rinnovarsi in continuazione, perché essere cristiani non è sottoscrivere delle verità a cui io dico sì, credo, questa è semplicemente una parte, ma è seguire una persona, cioè Gesù, e affidarsi a Gesù che ci ama e noi amiamo. Secondo lei, Don Amilcare, in quest'epoca c'è bisogno anche, lo diceva prima tra l'altro, di testimonianze, di buoni esempi? Il cristianesimo si basa anche sull'esempio, certo. Così, non so se lo sto definendo erroneamente, mi corregga, di Gesù che in croce si sacrifica per l'umanità. Forse anche il senso puro del cristianesimo è anche quello di dare l'esempio nella propria vita agli altri, a se stessi prima di tutto, ma soprattutto alla società nella quale si vive. Un buon cristiano dovrebbe fare anche quello. E noi stiamo vivendo dal 2010 al 2020 il decennio delle emergenze educative, quindi lo sforzo della Chiesa è puntato proprio sull'educazione. Quando noi parliamo di educazione dobbiamo stare attenti, non stiamo facendo riferimento semplicemente ai minori, ma stiamo facendo riferimento ai valori da inculcare negli altri, siano piccoli che grandi. Ciascuno di noi ha la responsabilità dell'altro che ha accanto, e questa responsabilità ha le due dimensioni, di negatività e di positività. Se io nel mio modo di pensare, nel mio modo di agire sono positivo, ecco che la mia esemplarità è positiva, ma se io sono negativo la mia esemplarità è negativa. La coerenza è uno degli elementi
che in questa società sta venendo a mancare, perché spesso ci rifugiamo in quello che è un bene effimero. Sono in TV, vuol dire che esisto, vuol dire che valgo. Non parlano di me i giornali, vuol dire che non valgo. Quante persone, pur non apparendo in TV o nei giornali o non parlando alla radio, valgono più di me che ad esempio in questo momento sono in TV e sto parlando? Faccio un esempio che ogni tanto ripeto perché è illuminante. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi abbiamo una foresta che sta crescendo, però spesso ci fermiamo come notizia, come cronaca, a quell'albero che sta cadendo. Perfettamente d'accordo, ha reso veramente bene il senso del ragionamento che ha espresso. Vi ricordo che ogni sabato noi riprendiamo la messa nella parrocchia di San Ponziano e potrete rivederla il lunedì alle ore 12. Ma l'invito che vi voglio fare è quello di partecipare alla messa e, come dice un mio vecchio segretario del sindacato, un mio vecchio segretario sindacale, andare a messa non fa male, può fare solo bene. Quindi vi invito a partecipare perché sarebbe bello rivedere le chiese piene, soprattutto anche di giovani, che si interrogano, che vogliono anche saperne di più, vogliono conoscere di più di quello che è l'insegnamento di Gesù Cristo, l'insegnamento di Dio, ma soprattutto che vogliono sentirsi parte di una comunità che vuole contribuire all'elevazione, al miglioramento delle condizioni di ognuno, di ogni persona, di ogni essere umano. Bene, parlando appunto di giovani, ti ringrazio che hai fatto questa cena, abbiamo parlato di disponibilità contro le povertà, contro il disagio. E c'è disponibilità su quello che può essere, diciamo, l'elemento sportivo e l'elemento ludico. Stiamo completando di mettere a posto l'oratorio, speriamo di poterle inaugurare il 18 dicembre con l'anniversario della nascita di Carbonia, per vedere anche, per dare la possibilità a persone che sono da molto senza entrarci, vedere come abbiamo messo a posto tante sale e come stiamo ridando vita alla struttura. E inaugureremo soprattutto una bellissima biblioteca che sarà fruibile da tutti. Che ho già potuto vedere in anteprima, 10.000-15.000 volumi, quindi certo ha dei libri che forse non si trovano in altre biblioteche, perché ha un taglio un po' diverso. Sono i miei libri che io sto dando, sto regalando alla città, perché tanto è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Un anno, 10 anni, 20 anni, ma poi finiamo. Allora è meglio mettere a posto le cose perché tutti ne possano usufruire. Perché la nostra idea, una volta che verranno catalogati bene tutti questi volumi, sarà quella di inserirli nella rete delle biblioteche dell'isola. Perché se ad esempio a Nuoro, alla biblioteca Satta, cercano un libro scritto da Amilcare Gambella e lì non è arrivato, telefonano attraverso internet stesso, dicono: ce l'avete voi questo libro? E quel libro arriverà all'utente a Nuoro, che poi lo restituirà alla biblioteca Satta, che lo restituirà alla biblioteca dell'Oratorio Don Bosco. Perfetto, bene, ringrazio Don Amilcare Gambella per il suo intervento. Naturalmente poi anche con lui torneremo a parlare di questi argomenti qui in trasmissione. Devo dire che è stato un intervento molto importante, profondo sotto tutti i punti di vista, e credo che queste tematiche sia giusto affrontarle e soprattutto sia giusto dare dei punti di riferimento importanti ai telespettatori che ci seguono e soprattutto nell'approfondimento poi degli argomenti. L'appuntamento quindi stasera alle ore 17.30 all'oratorio Don Bosco di San Ponziano a Carbonia per parlare di sanità, siete tutti invitati, e naturalmente a lunedì prossimo, questo lunedì alle ore 09.30, sempre qui su Canale 40, per parlare di tutta l'attualità, di tutte le questioni che ci riguardano da vicino. Grazie Don. Grazie a voi, buona giornata e buona estate di San Martino. E buon fine settimana.